Buon pomeriggio, dottor Tomasini, e molte grazie per aver accettato questa intervista. Vorrei chiederle innanzitutto se può presentare INAIL e la sua missione e le motivazioni che vi hanno spinto ad affrontare un complesso progetto di replatforming. Sì, l'INAIL è un ente pubblico non economico, si occupa essenzialmente di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Gli obiettivi principali di INAIL sono la riduzione del fenomeno infortunistico, l'assicurazione dei lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro e svolgere attività di ricerca, sviluppare metodologie di controllo e verifica in materia di prevenzione e ricerca. La tutela nei confronti dei lavori ha assunto in questi ultimi anni un grande rilievo nelle attività dell'Istituto, soprattutto con quelle che sono le caratteristiche del sistema integrato di tutela, quindi che va dallo studio delle situazioni a rischio, agli interventi di prevenzione, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alla cura, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa. L'assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose e esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti. Questi sono, diciamo, gli aspetti principali, la missione principale dell'INAIL. Chiaramente per svolgere tutte questi compiti, INAIL ha negli anni sviluppato un importante sistema informativo che chiaramente ha anche una sua tradizione, una lunga storia. Quindi INAIL nasce nel 1933, il sistema informativo prende i primi passi attraverso i sistemi informatici negli anni 70. 80. E chiaramente il mainframe in quegli anni rappresenta la risorsa informatica primaria e principale per tutte le organizzazioni nazionali. Dopo tutti questi anni, quindi INAIL intraprende circa 3 anni fa un importante percorso di replatforming del mainframe su sollecitazione ormai da diversi anni dell'Agenzia per l'Italia Digitale, ma anche a seguito di un percorso di trasformazione che l'Istituto ha avviato negli ultimi 8, 7, 8 anni, quindi con l'introduzione di un piano di piani triennali di trasformazione digitale che appunto hanno visto tra le altre azioni appunto anche la definizione di un progetto di abbandono appunto del mainframe. Questo, diciamo, per illustrare sinteticamente quelli che sono le ragioni appunto di un progetto che ha visto coinvolte diverse persone dell'INAIL, diversi tecnici dell'INAIL, oltre che diversi importanti fornitori che appunto hanno condotto a successo questa attività, questo progetto. Perfetto. E, esatto, no, appunto la mia seconda domanda che vorrei porle è proprio quella di, essendo un progetto estremamente complesso, vista anche la complessità degli ambienti in gioco, volevo sapere appunto che progetto che effettivamente poi realizza quella che è la visione della modernizzazione della pubblica amministrazione. Volevo chiederle appunto se potrebbe illustrarci il percorso che avete seguito per la valutazione delle diverse tecnologie e perché poi effettivamente è stata scelta Micro Focus. Sì, come vi dicevo, appunto la scelta di INAIL e quindi anche nel percorso di scelta di MicroFocus come tecnologia che supportasse questo percorso di trasformazione
vede appunto il processo di modernizzazione delle nostre applicazioni, il processo di digitalizzazione, di riduzione dei costi e l'incremento appunto di qualità dei nostri servizi. Il processo ha avuto inizio essenzialmente con un'attività di selezione dei prodotti essenzialmente su cui poter contare per svolgere al meglio e con minori rischi questo processo appunto di decommissioning del mainframe e quindi di spostamento su piattaforme aperte tutto il parco applicativo istituzionale dell'istituto. Quindi con il supporto di sistemi integrator quali Dixi, IBM ed Engineering è stata effettuata una software selection, una selezione e Micro Focus è stato individuato con i prodotti di Enterprise Developer essenzialmente come ambiente integrato di sviluppo e con Enterprise Server un motore di runtime per il COBOL e JCL e appunto attraverso il supporto di Micro Focus con la gestione progettuale da parte dei nostri sistemi integrator assieme alle persone di Inail si è proceduto nel corso di circa 2 anni, 2 anni e mezzo alla migrazione appunto di tutte le nostre applicazioni, circa 15.000 MIPS, di tutte le nostre applicazioni da mainframe verso i sistemi distribuiti. Quindi questo per illustrare sinteticamente qual è stato il percorso. È chiaro che il passaggio dal DB2 al DB2 LUV ha in qualche modo anche contenuto quelli che erano i rischi significativi di questo replatforming che appunto si è concluso nel novembre del 2020. Se vogliamo, anche in corso di pandemia, di emergenza sanitaria, quindi con tutti i team di supporto che hanno lavorato appunto da remoto, quindi anche con un ulteriore elemento di complessità che è stato gestito appunto nel corso della pandemia. Per altre cose, anche la scelta di Micro Focus è stata anche in parte influenzata da precedenti utilizzi della tecnologia di Visual COBOL che utilizziamo nell'applicazione degli stipendi ormai da diverso tempo all'interno dell'istituto. Quindi sostanzialmente è stata una scelta motivata dal contenimento del rischio, dall'avere una tecnologia comunque conosciuta all'interno dell'istituto e comunque ha diciamo ne, nella, come scelta tecnologicamente preferibile rispetto ad altre che sono state messe appunto a confronto. Appunto. E appunto, insomma, come ha detto lei, il progetto dopo 2 anni e mezzo è praticamente, insomma, terminato, possiamo dire. Volevo sapere se effettivamente ha già notato dei benefici da questo replatforming degli ambienti applicativi e se ce li può, diciamo, raccontare brevemente. Sì, come vi dicevo appunto all'inizio del mese di novembre 2020 abbiamo completato la migrazione che è stata essenzialmente in 3 step diversi, quindi con un primo blocco di applicazioni seguito da un altro blocco e poi la componente più significativa appunto delle applicazioni istituzionali e della contabilità. E quali sono stati i benefici? Abbiamo dovuto gestire solo chiaramente una fase di tuning della nuova piattaforma per ottimizzare alcuni batch e
però la piattaforma è oggi più semplice dal punto di vista architetturale rispetto a quello che rappresentava appunto il mainframe, e questo ci consente anche di reperire più facilmente tecnici che abbiano un know-how adeguato alla piattaforma oggi in uso. Abbiamo già rilevato una significativa riduzione nei costi sia di gestione che nei costi di licenze software, e abbiamo cominciato a sperimentare anche la possibilità di utilizzare le potenze delle macchine senza avere il cap prefissato dai contratti che avevamo con il precedente fornitore. Chiaramente questo ci ha consentito di ridurre in maniera significativa il perimetro del lock-in a cui eravamo comunque sottoposti appunto per la scelta architetturale che avevamo, e oggi abbiamo aperto la strada a soluzioni in cloud in maniera molto più naturale e facile. Tra le altre cose, dal punto di vista dei dati, le applicazioni e le applicazioni sono rimaste sostanzialmente invariate, e questo, come vi dicevo, ha consentito di minimizzare i rischi di un progetto ad elevata complessità che poi andava a toccare essenzialmente il cuore delle applicazioni dell'istituto. Diciamo, in chiusura di progetto, mi sento anche di ringraziare complessivamente tutti i partner tecnologici che hanno consentito il successo di questo progetto, in primis Microfocus, ma anche ai system integrator, appunto IBM, Dixie ed Engineering, che hanno contribuito in maniera fattiva con le loro persone al successo di questo progetto. Fantastico, è stato chiarissimo, assolutamente. E volevo, insomma, farle un'ultima domanda per chiudere, se può parlarci di eventuali progetti futuri che avete in programma. Beh, adesso, avendo in qualche modo affrontato il tema della riduzione del lock-in, quindi le nostre architetture sono molto più semplificate, quello che su cui stiamo lavorando è una strategia verso il cloud molto più libera e strutturata. Quindi stiamo facendo evolvere anche la nostra applicazione core, quindi la piattaforma istituzionale che gestisce tutta la componente legata al rapporto assicurativo, quindi sia sotto il profilo dei contributi da parte dei datori di lavoro, delle aziende, sia per quanto riguarda le prestazioni economiche o sanitarie nei confronti degli infortunati. Questo adesso è un'applicazione a microservizi che appunto avremo nei nostri sistemi già a partire con alcune componenti già a partire dai prossimi mesi, e questo appunto ci è stato reso possibile essenzialmente avendo potuto contare appunto su questo progetto di modernizzazione delle nostre applicazioni core, che adesso si interfacceranno in maniera molto più fluida e semplice con questa nuova piattaforma che appunto verrà varata nel corso dei prossimi 2 anni. Perfetto, perfetto. La ringrazio e direi che io non ho altre domande, anche perché è stato assolutamente chiaro su tutto. E quindi colgo l'occasione per ringraziarla nuovamente, infinitamente, per aver, insomma, accettato la nostra intervista, per aver partecipato al nostro evento, e le auguro una buona giornata. Grazie a voi e buona giornata anche a voi.